Vandalizzazione nella notte tra martedì e mercoledì in un parco del quartiere di Vismara a Pesaro. Piccoli teppisti che hanno preso di mira arredi, telecamere di videosorveglianza e bidoni. Distrutta anche la casetta dei libri, una mini libreria libera della Onlus Gulliver. La Onlus Gulliver ha 23 free library, piccole librerie nei parchi. La Gulliver offre al comune di Pesaro delle strutture quali panchine, altalene, scivoli. E purtroppo troppo spesso in questi parchi atti vandalici commessi da ragazzi, pensiamo ragazzi, distruggono queste cose. Imbrattano scivoli, rompono panchine e l'usanza di divertere, di spaccare proprio le free library è una cosa che è intollerabile. L'ultimo episodio è la sera di Halloween a Pesaro, Vismara, un quartiere tra virgolette tranquillo di Pesaro. L'ennesima filabra divelta, spaccata e buttata a terra. L'abbiamo dovuto portare a riparare, anzi sono stato adesso a vedere di risistemarla, che dobbiamo inaugurare questa iniziativa col Gulliver il 10 di novembre in collaborazione con le scuole, sia Anna Frank che la scuola di Catabrighe. Hanno rotto sempre il quadro della luce, che serve per illuminare la pista polivalente. I bidoni della spazzatura che sono proprio divelti dai petardi che ci hanno buttato, o bombe carta, non so cosa c'era per fare un danno così. Hanno rotto dei vetri in dei container dove noi teniamo la roba sia del quartiere che altre cose dove facciamo la festa dell'unità e anche altre iniziative. Hanno addirittura portato un palo dell'attraversamento pedonale che qui nell'arco di 100 metri non c'è nessuna segnaletica, non so dove l'abbiano preso. Hanno rotto le telecamere proprio qui sopra dove stiamo adesso facendo l'intervista e io spero che questa volta riescano a, diciamo, fra virgolette, prenderli per poi poterli far pagare i danni anche se sono minorenni tramite i genitori, perché tanto venendo a rompere le telecamere io penso che prima di arrivare queste telecamere stesse li abbiano ripresi. Il quartiere di Vismara non è nuovo a questi vandalismi. Delle incursioni si erano verificate in passato nella sede del quartiere. Claudio Salucci, presidente di quartiere, segnala una carenza di controlli nella zona recentemente attaccata da giovani teppisti. Sono anni che lottiamo per avere un parco migliorativo, un parco che possa essere vissuti da grandi e bambini, ma da grandi e piccoli, però è difficilissimo perché secondo me è anche poco sorvegliato da chi è di competenza, perché io capisco che non c'è solo questo parco qui, però è un parco che è preso di mira perché è in mezzo alle case, ma è anche lontano dalle case perché sono tutti condomini, non ci sono piccole abitazioni e la gente alla notte quando è dentro non vede, non è la casa singola che magari uno esce sul terrazzo, qui non, coperti dagli alberi, ma anche un po' isolato, fra virgolette, anche se non sembra, e qui dà adito a queste problematiche.